Il libro che vi presento si chiama Bartolomé Ordóñez e Diego de Siloe, due scultori spagnoli a Napoli agli inizi del Cinquecento, edito da Artem nel 2019. Il libro nasce da un grande amore nei confronti di questi due scultori originari di Burgos in Castiglia, ma nasce anche come da uno stupore per la libertà mentale con la quale essi hanno saputo rielaborare i modelli figurativi del Rinascimento italiano e dell'antico e per l'originalità stilistica con la quale hanno saputo trasformare in immagini i temi umanistici di Giovanni Pontano e Jacopo Sannazzaro. Ma il libro vorrebbe anche affrontare una sfida, provare a far conoscere artisti che magari sono noti a Londra, a New York, sono più o meno noti in Italia, ma ahimè, sono quasi del tutto sconosciuti proprio a Napoli. Per far questo, testo e immagini realizzate da Luciano e Marco Pedicini camminano sempre strettamente intrecciati fra di loro. L'uno non può fare a meno delle altre e viceversa. Il libro è il primo numero di una collana che abbiamo avviato presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università degli Studi di Napoli l'Orientale. Alla collana abbiamo dato il nome di Custodi della Memoria, perché vorremmo che la nostra principale missione fosse proprio questa: tener vivo il ricordo storico di artisti, opere, monumenti che rischiano di essere rimossi dalla memoria collettiva e, proprio per questo, rischiano spesso anche di essere distrutti.